Qualità dei servizi pubblici e soddisfazione dei cittadini sono un tema sempre attuale perché impone alle pubbliche amministrazioni e agli operatori l'obbligo di scelte che siano capaci di dare risposte ai bisogni dei singoli e alle esigenze più collettive. Per questo Estra promuove un confronto sul futuro del sistema dei servizi pubblici che vede protagoniste le aziende, le loro associazioni, i sindaci, la regione, il governo centrale. Il convegno ai servizi pubblici italiani, guardiamoli in prospettiva, multi-utility Toscana, amministrazioni a confronto, si svolgerà mercoledì 11 luglio dalle 9.30 alle 13 ad Arezzo Fiere. Ad aprire la mattinata Nicola Piepoli, che presenterà i risultati dell'indagine realizzata per conto di Estra sui servizi di fornitura di acqua e raccolta rifiuti nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto e Prato. A seguire il presidente di Estra, Francesco Macri, presenterà il progetto e la visione strategica di Estra su questi temi, proponendo una serie di elementi alla successiva discussione per una trasformazione del sistema che punti alla governance pubblica e alla riunificazione di servizi oggi frammentati. Seguirà la tavola rotonda moderata dalla giornalista di Sky Monica Peruzzi con il sindaco di Arezzo Ghinelli, il sindaco di Prato Biffoni, il primo cittadino di Grosseto Vivarelli Colonna, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, Luigi De Mossi, neo sindaco di Siena Federica Fratoni, assessore all'ambiente della regione Toscana Giovanni Valotti, presidente Utilitalia, Alfredo Di Girolamo, presidente CISPEL Toscana, Paolo Abati, direttore generale di Estra e Felice Maurizio Dettore, deputato e docente universitario. Secondo l'indagine commissionata da Estra, i cittadini sono poco soddisfatti del costo dei servizi che potrebbero essere migliorati.